In scena con grande successo al Teatro del Vascello di Roma, un testo tratto dal romanzo breve della scrittrice ungherese Agota Christoff, intitolato La chiave dell'ascensore. L'adattamento teatrale e la regia sono del barese Geppo Rubino. Accanto alla protagonista Barbara Brizzi, gli attori pugliesi Dino Abrescia, nel ruolo del marito, e Gianluca Delle Fontane, in quello del medico. Ma il testo è un monologo sul palcoscenico solo la Brizzi, che rievoca un matrimonio violento e una vita di sofferenze. Marito e medico appaiono e recitano sugli schermi video, di cui una messa in scena con una riuscita e originale contaminazione di teatro e audiovisivo, monologo interiore e dialogo virtuale. Una donna condannata alla solitudine perpetua nella perenne ricerca di riprendersi la propria vita attraverso i pensieri, i ricordi di chi la opprime, la chiude. È un esordio forte, ricco di metafore, come il titolo da solo suggerisce, quello di Geppo Rubino, con La chiave dell'ascensore. Un atto unico come l'attrice che dialoga con le immagini della sua mente, proiettate sulla scena stessa e quindi a metà tra il vero e il falso, la follia e la lucidità, la sensazione di ciò che è stato e non sarà più. Dramma psicologico dove la protagonista rivive attraverso proiezioni mentali le tragedie del suo vissuto, le violenze che ha subito, in uno strano paradosso di amore, di profondo amore dal marito e da questa figura un po' meschina di medico, amico, compagno. Così l'ha reso. Povero Jacques. È così penoso da sentire. Sì, perché si direbbe che soffre. Il testo mi ha colpito dalla prima lettura, mi ha completamente catturato e ho cominciato a immaginarlo in scena, a immaginarlo attraverso questa chiave particolare dove le proiezioni mentali della protagonista diventano proiezioni in scena. Come del resto il titolo invita a riflettere, le chiavi di lettura della pièce sono tante, così come i modi per la protagonista di uscire dalla sua situazione di prigioniera di se stessa, dei suoi ricordi, del suo passato. Barbara Brizzi, attrice promettente, riesce a ben collegare le invenzioni, gli escamotage scenici creati da Rubino per rappresentare il racconto di Agota Christoff, scrittrice ungherese trapiantata in Svizzera, molto nota soprattutto in Francia. Dino Abrescia e Gianluca Delle Fontane, attori in video, si muovono sulla scenografia proiettata, dando risalto alla metafora del ricordo vivo ma al tempo stesso intangibile, presente e apparente, drammatico e ironico. Con loro la protagonista dà vita ad una triplice dimensione tra realtà, ricordo e inconscio che si traduce nel colpo di scena finale. Hai proprio una brutta cera, povero. Ma poi, come puoi continuare il tuo lavoro così, in queste condizioni? Caro, lo so che ci sei. Vieni! Ti aspetto da tanto tempo. Sei stanco, vero caro? Un poco.